Ma non è che si possa parlare di una sorpresa, la linea della direzione distrettuale antimafia di Palermo che ha condotto l'inchiesta sotto la supervisione del procuratore aggiunto Ingroia fino alla sua partenza per il Guatemala era già tracciata nelle carte che sono state inviate al giudice per l'udienza preliminare con una richiesta di rinvio a giudizio che oggi si è formalizzata. In parole povere, la Procura Antimafia di Palermo chiede che sulla sua indagine si faccia un processo. Ora dovrà decidere naturalmente dopo una serie di udienze che non saranno semplici, il giudice CIP Morosini, che per la verità già in altre occasioni per inchieste particolarmente significative, basti citare quelle denominate sistemi criminali 1 e sistemi criminali 2, che evocavano una diretta connessione fra Berlusconi e Dell'Utri da un lato e la strategia stragista della mafia dall'altro, sono stati entrambi questi richieste di instaurazione di un processo respinte dall'ufficio del giudice dell'udienza preliminare. Quindi per ora siamo ancora al prologo del cielo, diciamo così, alla proposizione di un assunto accusatorio che è stato formalizzato. L'unico aspetto nuovo riguarda la posizione di Bernardo Provenzano, di cui è stato chiesto lo stralcio per un motivo molto semplice. Provenzano si trova in coma in una situazione che, a detta degli stessi periti, non gli consente di poter essere presente all'udienza, di potervi partecipare ovviamente, e quindi la sua posizione per non fermare l'intera procedura deve essere stralciata. L'altra novità, diciamo così, riguarda invece la richiesta della difesa dell'ex ministro Mannino di avere il rito abbreviato. Questo presuppone da parte della difesa di Mannino una strategia che, ma questa è una prima interpretazione, individua in una carenza probatoria da parte dell'accusa la possibilità di affrontare subito e in tempi con una procedura appunto abbreviata il vero e proprio processo. È un dato che può essere anche letto in modo ambivalente, perché il rito abbreviato consente anche una serie di sconti eventuali all'imputato che dovesse essere riconosciuto colpevole, ma credo che l'interpretazione più logica della mossa della difesa di Mannino sia invece la prima, quella di un semmai eccesso di sicurezza, cioè di dire in realtà c'è talmente poco che siamo prontissimi ad affrontare il processo anche oggi. Queste sono le prime considerazioni che si possono fare su questo che poi in fondo era un atto dovuto da parte della Procura, perché non c'è da stupirsi rispetto a questa richiesta, e bisognerà vedere domani se la stampa la enfatizzerà, perché la notizia clamorosa sarebbe stata che la Procura chiedeva di non procedere, e poteva farlo, di non procedere oltre nella procedura giudiziaria, ma questo sarebbe stato clamoroso. Invece quel che ha fatto rientra nella logica che vede oggi accusa e difesa confrontarsi nell'udienza preliminare.